I veri problemi nascono dal matrimonio. Io dovevo accorgermi che sono andato a sposare dal primo appuntamento. Quando ero molto carino, l'ho chiamata e ho detto: amore, vengo a prenderti. Quando senti il clacson, scendi. Lei mi ha detto: hai la macchina? Io ho detto: no, c'ho il clacson, vado in giro col clacson. Cambia completamente anche la conquista di una donna. Una volta si scriveva la lettera a mano, si compravano i fiori, quelli veri, non quelli su internet. I modi di divertirsi erano diversi. Io imparavo delle canzoni d'amore a memoria, la portavo al karaoke perché volevo che lei sapesse quanto l'amavo con delle canzoni. Il posto del karaoke era gestito da un calabrese. Io gli scrivevo le due canzoni, lui a un certo punto, verso mezzanotte, faceva: numero 21! Dicevo: tocca a me, amore. Ti prego, ho imparato due canzoni a memoria per te, ti prego, amore. Sentile, beh, l'ho imparato. E mi è preoccupante, ma un'altra te non credo. Ai nostri tempi le ragazze le portavamo anche in discoteca, perché c'era la vera disco music, te la ricordi? Barry White, le Sister Sledge, gli Eurythmics, gli Xuxa Maneuver, i Vada Via Q, c'era quella gente lì. Non come adesso quello con la bomba, Fedez, quell'altro, andiamo a comandare, ma te la fa culo. Quando arriva il ritornello ci giriamo tutti e facciamo shake, 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 sumere le mani. Eccola che arriva. 3, 2, 1. Più italiana del mondo, cantiamolo tutti insieme, di lato, su, su, mani, mani, occhio che arriva, tutti, volare, volare, cantare, oh, sulle mani, nel blu, dipinto di blu. Vado al supermercato, le signore mi vedono in lontananza nel corridoio, prendono la rincorsa col carrello. E mi dicono: così impari a parlare sempre male delle donne. E io gli dico: signora, è la mia che mi sta sui coglioni. Voglio sfatare questa cosa narrandovi un pezzo del Talmud dove viene descritta come è stata fatta la donna. Proprio in questo momento in cui le donne hanno bisogno di capire che sono veramente donne e che stanno con degli uomini che non sono degli uomini, sono delle merde. Buio! Uomo, te lo dico una volta per tutte. Stai bene attento a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna, dicono, sia stata fatta da una costola dell'uomo, dalla parte centrale, dal costato. Non da un osso del piede, perché la donna sia calpestata. Non da un osso della testa, perché la donna sia sovrana. Ma da un osso posto appena appena sotto il braccio, perché la donna sia solo ed esclusivamente protetta. Vicino al cuore, perché la donna sia solo ed esclusivamente amata. Questo sentimento meraviglioso che abbiamo provato tutti almeno una volta nella vita, quello che ti fa venire le farfalle allo stomaco quando devi incontrare la persona che sai che ha. Prendila così. Non possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare.
casare vuoi? Dobbiamo essere per forza degli artisti. Ma almeno una volta nella vita abbiamo cantato tutti. Quando? In doccia. Nell'intimità della nostra doccia, l'unico ambiente dove ti pisci addosso e non lo saprà mai nessuno. Mentre stai facendo la doccia, se ti scappa la pipì, non è che dici no, devo fare la pipì, sei lì. Ma io non canto e basta, io mi esibisco. Arrivo con un accappatoio in raso, metto dei gerani sulla vasca, appena entro in doccia sento... Mi piace Frank Sinatra. Lo canto in un inglese come voglio io, perché la doccia è mia, l'ho pagata, faccio quel cazzo che voglio. Appanno bene il vetro, faccio un cuore e scrivo I love Frank. E comincio. Fly to the moon, I want a single, want a spy. I don't want a speaky to be to Spotify. Another word, missing you. Another world, another world, another world, I love you. Barbara, sembro un omone, tanto irriverente. In realtà ti garantisco che sono un tenerone. Quando sono in doccia mi canto anche le canzoni di Giorgia. Un po' piango, un po' piscio, tanto va tutto giù. Come saprei amarti io? Nessuno saprebbe mai. Come saprei riuscirci io? Ancora non lo sa. Ai nostri tempi c'erano delle canzoni d'amore meravigliose. Questa sera io sono costretto a farne un pezzettino in modo che lui possa fare un assolo, perché nei camerini metto ti prego Andrea, è il mio compleanno, posso fare un assolo? E abbiamo dovuto studiare un pezzettino di questa canzone. Signora, senta che bella questa canzone, se non le piace... Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate. Con un italiano, Michele Franzantolofone, e con John Netflix. Dopo l'hanno mandata a fanculo e l'ho preso io. Mia moglie ogni volta che finiamo di fare l'amore mi dice non voglio che tu fumi. Dopo aver fatto l'amore io ho detto va bene, fumo durante. E niente, si ferma lì. Più forte di lui. Adesso ci sono i pacchetti da 10, meno male, ne compro 40 al giorno da 10. Ho una figlia, Marco, sono papà, con l'accento. Se non avessi avuto l'accento ero papa. Abbiamo avuto delle difficoltà per avere questa bambina, signore. La bambina non veniva, non venivo io, non veniva neanche la bambina. Mia moglie venne coadiuvata di un oggetto della Personal che quando diventava blu e faceva... vuol dire che stava ovulando. In qualsiasi parte dell'Italia io fossi stato, dovevo tornare a casa per accoppiarmi.
Spesso faccio i compiti insieme a lei. Mi accorgo che ci sono delle nozioni che non so se ho rimosso completamente o non ho mai imparato nel corso della mia vita. Ogni tanto fa la figa, come sua mamma mi dice: papà, lo sai chi ha fatto i giardini pensili? Io le dico: in questo momento non mi ricordo. Li ha fatti Nabucodonosor. Io le dico: ma amore, ma questo qui non giocava nel Galatasaray? È una bambina viziata, ha voluto un cane, bene. E abbiamo preso una maltesina, pesa 1,8 kg, si chiama Stella, una prepotente. Quando è in casa che sente l'ascensore fa la figa, si mette vicino alla porta e comincia... Gli dico: ma che cazzo fai? Stai ferma. La devo portare all'area cani. È un giardino pieno di merda, di tutti gli altri cani. Si conoscono i dog sitter, sono dei peruviani piccolini, li vedi dall'altra parte della Siete con 5-6 cani, sembrano dei campioni del mondo di sci nautico, li vedi che girano così. La mia è una femmina, quando entra il maschietto comincia la figa, la figa, la figa, la figa, la figa, la figa. A certi cagnolini gli mettono il cappotto rosa, ma anche se sono maschi, tremano. Un giorno a uno gli ho detto: perché tremi, hai il cappotto? Sono un maschio, non vorrei che da dietro mi inchiappetta qualcuno. Io sento gente con i cani, ci si rincoglionisce. Sento gente che parla col cane, al semaforo. Ho visto una signora l'altro giorno, gli diceva uno schnauzer: hai capito cosa ti ho detto o no? E il cane diceva: no, parlo il canino, non capisco. I genitori, essendo genitore, certe volte mi fermo a pensare al sacrificio che hanno fatto i miei di genitori per tirare grande me e mia sorella. Il mio di papà. Non ce l'ho più da 14 anni, è andato via prematuramente, non ha visto neanche mia figlia, non ho conosciuto neanche i miei spettacoli. Probabilmente non ha conosciuto neanche me, perché una volta il dialogo era così distante tra genitore e figli che non ci si parlava. È andato via prima che noi ci conoscessimo. Ma malgrado questo, certe sere prima di addormentarmi, come per magia, sento il profumo del suo dopobarba. Tra i sogni e desideri che ho è di sentire ancora la sua voce almeno per 10 secondi un'altra volta. Ma non si può. La mamma ce l'ho ancora, ha 83 anni. Tanti mi dicono: goditela tutti i giorni, perché quando non ci sarà più, proverai il dolore più grande della tua vita. Così io la chiamo, andiamo a mangiare la pizza, la porto a vedere anche i legnanesi. Però certe volte porto una sfiga. Quando mi chiama mi dice: amore, stai attento a non perdere le chiavi di casa. Ti giri, perse, in un secondo le hai perse. Guarda davvero la D'Urso. Poco tempo fa un giorno alle 6 mi ha chiamato e mi ha detto: Andrea, ho visto un servizio di alcuni comici che non hanno più un euro. C'è un gatto nero della mia zona che quando vede mia mamma si tocca i coglioni. A Natale mangio sempre da lei. A mezzogiorno, da 40 anni, arriva col suo portafoglio in pelle, quello con i due pallini in acciaio, lo apre e mi regala 50.000 lire. E io le dico: scusa mamma, ma le lire dove cazzo le trovi? Lei mi dice: c'ho il materasso pieno, devo farle fuori.